se il futuro non vi basta, ecco la Honda con alimentazione a pila di combustibile, la Fuel Cell. 5 posti, è la prima Fuel Cell con una abitabilità del genere e soprattutto 700 km di autonomia. Questo è il vero modo di risolvere il problema dell'autonomia per una vettura elettrica. Ovviamente emissioni zero. Vi interessa di vedere il vano motore della Fuel Cell? Come ve lo immaginate? Piccolo, piccolissimo? Mica tanto. Ed ecco la pila a idrogeno. Beh, come soluzione da un punto di vista tecnico è decisamente eccellente perché i rendimenti sono altissimi. Il problema è che il costo industriale attuale di questa pila a idrogeno è elevatissimo. Certo, se si continua la ricerca e si continuano a farli, probabilmente questo problema del prezzo prima o poi sarà risolto e allora questa sarà la soluzione definitiva. Ma si parla di 2045-2050. E gli interni? Beh, gli interni al momento sono leggermente più sofisticati di una vettura normale, però secondo me ancora troppo ancorati alle vetture attuali. Guardateli, ovviamente non c'è il pedale della frizione perché il motore è un motore elettrico, il comportamento è quello di un motore elettrico, cioè grande accelerazione appena partita e silenziosità, ma direi da una vettura del genere io mi aspetterei un interno un po' più avveniristico. Comunque, bisogna ringraziare Honda che continua sulla sperimentazione di questa soluzione che, come vi dicevo, una volta risolto il problema del costo industriale, si presenterebbe davvero competitiva.